subito dopo polacchi, o forse anche di più dei polacchi, il popolo curdo per certi versi è il più sfigato, insomma, della terra. Non riesce a trovare una propria identità di territorio, di patria, conteso da un sacco di altri più o meno imperi nei dintorni. Come mai? Come mai è una bella domanda. Come mai è giustamente tutto di quale contraddizione del paese Unione Europea, e parliamo di diritti umani, democrazia, però allo stesso momento sia Russia sia Stati Uniti danno via libera del bombardamento aereo in Rojava. La realtà delle neo-ottomani turchi ancora vogliono occupare proprio l'invasione del Rojava, parte del Kurdistan. Noi lì abbiamo cominciato a creare un livello di democratico confederalismo con tutte le etnie che viviamo, invece in Turchia ha cominciato a occupare un'altra volta. Ancora continua dal 2015 che abbiamo cominciato a costruire un'alternativa, una via democrazia, uguaglianza, diritti umani. Invece i turchi, con il governo Erdogan, hanno cominciato a distruggere con bombardamenti, con armi chimiche, e continuano. Per questo noi sempre sul nostro territorio cominciamo a lottare, continuiamo a lottare. Invece il governo Erdogan, Turchia, continua a bombardamenti. Ecco, quando Turchia, quando Iraq, quando Siria, quando sicuramente anche la Persia, insomma, un territorio e una popolazione soprattutto martoriata sempre e continuamente, o perlomeno da almeno 100 anni, insomma, dalle popolazioni, più che altro dagli stati, più che popolazioni circostanti, e non si riesce a trovare una quadra, vero? Forse dalla fine della prima guerra mondiale, quando sono state fatte delle divisioni in Medio Oriente, fatte un po' così, tracciate un po' a caso, insomma, no? Subito, sì, è vero, subito dopo la prima guerra mondiale hanno incrociato proprio quattro paesi, quattro parti, quattro stati sotto controlli, e noi da 100 anni che stiamo lottando, continuando a far presentare un riconoscimento della cultura, lingua, identità, invece su interessi globali, interessi internazionali, siamo vittime delle guerre. Per questo, diciamo, esempio, no? 2015 donne curdi e curdi erano eroe, perché contro Daesh abbiamo fatto una lotta, esatto, importante. Siete per stati tutti. Il baluardo contro l'ISIS, contro Daesh. In Europa anche, esatto, abbiamo parlato dell'eroe, gli stati aiutato, parlavano medie, giornalisti, tutti donne curdi, o ci siamo diventati un'altra volta terroristi. Allora, interessi della Turchia, perché dal 1950 è il membro di NATO. NATO. Realpolitik. Realpolitik, siete vittime della Realpolitik. E noi abbiamo cambiato questo, secondo me, perché geografia, destino, dicono, però non abbiamo accettato il destino che hanno scritto stati, abbiamo cominciato a lottare, migliaia di persone che stanno cadendo, stanno morendo, però continua a lottare la sua identità. Per questo siamo vittime, sì. Però purtroppo il silenzio di Europa continua, per questo siamo vittime. Lì una lotta c'è, però il silenzio, che Erdogan tranquillamente bombarda il nostro territorio, entra il nostro territorio. Noi lottiamo, ok, però giustamente Europa, Unione Europea deve prendere una posizione contro di questo dittatorismo, perché Erdogan, una parte del Rojava, anche Iraq, anche Iran, anche di altri stati stanno occupando, minacciando in Europa, tutti insieme, è un pericolo che viene. 2015 abbiamo detto un pericolo, però il radice del Daesh è sempre stato Erdogan, e continua di questo pericolo, continua. L'aria, bombardamento con l'aereo non è una via della Turchia, ha liberato di Mosca anche Stati Uniti, per questo una responsabilità in Europa sempre c'è. E Pontedera fa il suo piccolo per poter contribuire a dar voce al popolo curdo. Democratico confederalismo è questo, secondo me, e gli stati istituzionali dobbiamo iniziare, anche grazie al comune di Pontedera, è un piccolo deve fare,
se cominciamo a fare i piccoli, come ha detto Lorenzo Orsetti, il nostro martiri fiorentino, ogni goccia diventa la tempesta. Ecco, noi dobbiamo trovare di sensibilità. Grazie signora Carla, conosciamo tanto signor Turini, la sensibilità di Comune di Pontedera che ha dato queste gocce. Speriamo queste gocce diventerà una tempesta, fermare di dittatore Erdogan. Grazie.